Ciao ragazzi, registro questa clip extra solo per dirvi di guardare la scheda qua in alto e di seguire tutti Ninja 2K2 perché fa dei video strepitosi. Niente, vi lascio al video dell'intervista di Luca Pedersoli. Buongiorno ragazzi, siamo qua con Luca Pedersoli, pilota di moto e fondatore della Riding School Pedersoli, che quest'anno compie 15 anni. E siamo qua, subito vorrei ringraziarti per aver dedicato il tempo con noi e per parlare con noi. No, grazie a te, grazie a voi. E vorrei chiederti due cose, visto che sei disponibile, soprattutto sei pilota moto, e vorrei chiederti com'è un allenamento tipico per un pilota di moto. Ma guarda, è soggettivo in base al fisico di ogni pilota. Io quelli, tanti piloti che vedo sfondarsi di pesi, non è che condivida più di tanto, perché comunque prendiamo un esempio Valentino, che è comunque 1,80, pesa 67-68 kg, grandi muscoli non ne ha, però fa tanto corpo libero, tanta pratica col flat track, un po' di motocross. Per quello che mi riguarda, a parte che io corro ancora, nel senso faccio ancora gare, farò la Dunlop Cup, però attenzione, io so lavoro, non è che faccio proprio il pilota. Quindi non è che mi alleno se ho tempo e se magari anche ho voglia. Poi la Dunlop Cup sono gare di 10 giri, quindi onestamente non è che serve neanche tanto allenamento. Però io qua a casa ho la bicicletta da corsa sui rulli qua in sala, oppure ho comunque la palestra dietro nell'altra stanza. E fortunatamente dove vivo io abito in Valle Camonica, no? E a fianco di casa mia, proprio 20-30 metri, c'è uno strapiombo di 400 metri che va su in montagna. Anche se cioè non si può uscire da casa, d'accordo, però faccio i 200 metri permessi. Comunque ho fatto già uno strapiombo nel sentiero, su e giù, il cuore lo alleno, no? Faccio la forza nelle gambe, che sono la cosa più importante da allenare, per cui dare forte in moto, più che le braccia. E quindi faccio il fiato, vado su e giù da queste montagne, però adesso smetterò perché stanno uscendo le vipere, ho paura. Meglio stare attenti. Girano. Poi queste vipere vedono che non c'è più in giro nessuno, fanno festa, no? Poi arrivo io e mi mordono, quindi meglio cambierò allenamento. E sappiamo che per la maggior parte dei piloti di moto c'è la sindrome compartimentale che prende principalmente l'avambraccio, e vorrei sapere se te hai passato questa sindrome e se ti sei fatto operare. Sì, io l'ho avuta nel 2003-2004, nel 2002, nel 2003 ho fatto delle wild card e avevo questo problema e l'ho operata e da allora mi è passata, però secondo me è soggettiva, nel senso dipende molto dalla testa, cioè se un pilota sente tanto la gara e impugna i manubri è facile che gli esca prima degli altri. Poi un altro problema secondo me a cui non ci ha pensato nessuno. Secondo me esce soprattutto quando una moto frena poco, cioè quando non ci sono dei freni efficienti, uno non sembra, ma se vuole fare una staccata al limite, tira anche 6, 7, 8 kg sulla leva del freno anteriore, per voler fermarsi, capisci? Perché i freni hanno un limite. Ma se hai un impianto frenante della Madonna, secondo me il problema non esiste. Piloti come Marco Melandri ne hanno operato anche due volte, gente come Valentino, sempre per fare l'esempio, non l'ha mai fatta, per dire, capito? Perché lui dà un approccio diverso alle gare, ha comunque sempre avuto moto ufficiali, quindi penso che l'ultimo dei suoi problemi erano i freni, capisci? Teoria mia, ecco. Io comunque l'ho operata, sono andato a Barcellona dal dottor Mir nel 2010, comunque sì, me l'ha risolta. Adesso ogni tanto se tocco il braccio mi fa male, sono dei calli strani che si sono formati negli anni, però un callo qua, un callo là, non ci facciamo più caso. E hai parlato di Dunlop Cup 1000 che rifarai quest'anno, correrai sempre con Yamaha R1 e vorrei chiederti se potresti dirci com'è situato adesso il campionato con questi cambiamenti, dove si terranno le gare e qualche dettaglio in più sulla moto nuova che userai quest'anno. Ma guarda, il campionato per ovvi motivi di decreti, non decreti, emanate varie, non si sa ancora nulla.
Secondo me si partirà da luglio e a luglio mi pare che ci sia la gara al Mugello sì, per poi dopo andare a Misano a settembre. Secondo me faremo due gare che mi piacerebbe far bene, mi piacerebbe provare a vincerle. Correrò con l'R1, correrò, non ho ancora un team, nel senso che non sto neanche impazzendo per cercarlo, però quando usciranno delle notizie certe a livello del virus, allora mi applico un attimo oppure mi faccio io la moto, cioè non ho nessun problema a prendere un R1 delle mie e andare a correre. Intanto c'è sta mania, soprattutto da parte degli amatori, di super preparare le moto. Fanno bene perché se per passione gli va di prepararle a fare i loro, però tante moto come l'R1, come ti dicevo, basta togliere specchietti, targa e tutto e ti fai già un 56 al Mugello. Poi dopo anche meno, se metti la gomma a soffice. Se poi dopo ovviamente vuoi arrivare ai livelli del National, allora sono d'accordo, bisogna preparare il motore, bisogna mettere l'acquisizione dati, che tutti chiamano telemetria, ma in realtà si chiama acquisizione dati perché la telemetria ce l'hanno solo in Formula 1, cioè con l'antenna, apro e chiudo parentesi. Allora sì, se cerchi il record, la moto va preparata, ma per fare una Dunlop Cup, secondo me qualche accorgimento e poi le gomme sono uguali per tutti. Quindi, mal che vada, se non trovo nessuno che mi fa correre, parto col mio furgone e vado a correre. E se mi faccio la benzina, se mi ricordo, perché una volta mi sono dimenticato di farla. Ero abituato E bene. sappiamo che prima che chiudesse l'autodromo di Franciacorta ti allenavi nei kartodromi e nelle piste per minimoto con la R3. Abbiamo visto qualche video su YouTube che hai consigliato questo allenamento con la R3 nelle piste piccole perché richiama l'allenamento come con i 1000 nelle piste grandi. Vorrei sapere com'è nata questa idea. Ma guarda, lì a Franciacorta c'era la pista di kart, peraltro molto bella, e adesso ha finito il coronavirus, inaugureremo quella nuova che è 1,5 km, larga 9 metri, quindi potrebbe essere tra virgolette anche una pista da moto, perché comunque il BSB corre a Caldwell Park che è larga 9 metri e c'è un tratto che vai di sesta piena, quindi la larghezza non è importante di una pista perché la linea è solo una, capito? Detto questo, quest'anno sì, ho in calendario tre giornate lì al circuito di Franciacorta dove mettiamo a disposizione l'R3 per una sorta di training barra allenamento. Ecco, l'idea è nata 2 o 3 anni fa perché avevo lì l'R3 dalla scuola e con Nasca ogni tanto eravamo in cazzeggio e un giorno abbiamo detto dai, ascolta, dai che andiamo a provare la R3 nella pista di kart ed è stato un allenamento incredibile perché comunque un R3 in tornanti stretti come questa sala è come essere con un 600 in una pista grande, capito? Cioè, cominci addirittura a fare attenzione anche in certi tornanti stretti a dare la manata di gas, perché potrebbe anche, comunque i suoi 47-48 cavalli li ha, quindi non c'è molto da fare, capito? Sì, bisogna sempre stare attenti perché comunque la proporzione della pista cambia. Sì, è tutto rapportato, quindi 47 cavalli lì è come averne, non so, 125 di un R6 in una pista medio-grande, ecco, tanto per... No, un bel allenamento, poi costa poco perché io mi ricordo che per tutto l'anno abbiamo tenuto sulle stesse gomme, usavamo le Dunlop TT che fanno paura, a un certo punto abbiamo smesso anche di attaccare le termocoperte perché intanto dopo due curve avevamo il ginocchio a terra. E è un bel allenamento, acqua, sole, freddo, caldo, Natale, Pasqua, va sempre bene. È una moto che costa poco, se ne trovano abbastanza su internet, ma tengono tanto il mercato visto, cioè se è nuova costa 5.000, usata 4.200. Non ha un gran senso, ma sta tenendo il mercato, probabilmente perché è diventata un po' tra i piloti, anche gli amatori, una sorta di non moda, però tanti la stanno prendendo per quello. Ti chiedo te come persona, come ti prepari mentalmente e fisicamente prima di entrare in pista? Sai che Guarda. c'è il turno di prove libere, sai che c'è il turno di qualifiche, sai che c'è il turno di gara. Come ti prepari mentalmente prima di approcciare il turno? No, mentalmente è zero, non mi preparo per niente, nel senso che quando vedo che manca mezz'ora, 25 minuti, comincio a vestirmi con calma. Quando sono vestito, che mancano circa 10 minuti all'inizio della gara delle prove, comincio a saltellare un po' giusto per attivarmi. Magari bevo anche un caffè, se ho voglia. E bevo tanta acqua, poi dipende, se corro a ottobre non bevo tanta acqua, se corro a luglio, a
a Mugello bevo anche magari 3 litri di acqua nel giorno, cioè vado in giro con la bottiglia, capisci? Anche quando tra un turno e l'altro vado in giro con la bottiglia in mano dell'acqua. Non prendo grandi porcherie, nel senso che, cioè porcherie inteso in senso buono, io ho magari qualche sale minerale per recuperare o qualche quei gel lì assurdi che se magari non voglio mangiare troppo presto, se no, sai, ho 45 anni, magari ho la digestione di un'anaconda, impiego 8 ore per digerire, magari prendo i gel, hai capito? E basta, però non è che faccio tante paturnie. Una volta però la gara la sentivo, cioè è un po' l'esperienza secondo me, l'abitudine, perché una volta sì, la sentivo abbastanza la gara, la sentivo. Sì. E Riding School, arriviamo a parlare del tuo punto forte. Tu hai Sì. creato questa scuola 15 anni fa e vorrei che ci parlassi delle piste in cui vi possiamo trovare, di cosa organizzate, dei nuovi progetti, ma anche di come sono organizzate le giornate in pista. Certo, ma la Riding School, io ero nato come scuola con 3 istruttori, adesso siamo circa in una settantina di istruttori e ho fatto per 15 anni Francia Corta con alcune date itineranti, comunque 2 o 3 date a Misano, 3 o 4 all'autodromo di Modena, Valle Lunga, così le ho sempre fatte. St'inverno, in effetti, non ti nascondo che con la storia che è arrivata, che l'autodromo di Francia Corta è stato acquisito da Porsche. Sta storia qua ha creato, non so come mai, una cosa incredibile, uno scalpore, tutti che parlavano, parlavano, parlavano. Non sono andato né all'EICMA né alla Fiera di Verona perché avrei ogni 10 metri avrei incontrato gente che mi avrebbe chiesto, magari anche in buona fede, no? Anche clienti, amici, oh Luca, allora, sinceramente non avevo voglia, ma nel senso devo mettere il disco, capito? Come il disco che gira, come fanno in una pista che mettono il briefing che gira il disco, hai capito? E ti dico, è arrivata la Porsche, per tanti Pedersoli è nella merda, Pedersoli è nella merda, invece no, nulla di tutto ciò perché comunque sia Porsche o non Porsche, io mi sarei comunque guardato in giro, sarei rimasto a Franciacorta, infatti io sarò ancora a Franciacorta con gli uffici e tutto come base logistica, ti parlavo prima della 300 nella pista di kart, però io all'80% lavorerò al Tazio Nuvolari, al circuito Tazio Nuvolari. Perché è una pista bella, diventerà di 5 km, quindi se il Mugello prima era oneroso, adesso certo non sarà comunque mai il Mugello, ci mancherebbe, però uno se vuole tirare finalmente la sesta della sua moto, al Tazio Nuvolari con prezzi accessibili, troverà questo rettilineo che fino adesso c'è stato in altri impianti non omologati, tanto per dire, no? E quindi io sono molto felice, quindi Porsche o non Porsche sarei andato comunque al Tazio Nuvolari. Poi lavoriamo a Modena. Perché Modena è una bella pista, c'è il suo perché, è piccolina, molto tortuosa, ma è molto utile per l'esordiente o per chi magari è medio livello che vuole un attimino acquisire un po' la tecnica, migliorare la tecnica senza l'ansia della velocità. È una pista che o piace o non piace Modena. Io vedo che magari tanti amatori che si credono Valentino Rossi la sbeffeggiano dicendo pistino, pistino, però per andare forte a Modena bisogna essere capaci di guidare la moto e bisogna avere il fisico perché non si sta mai fermi. Capisci? È un po' come fare la Evolution Style che gestiamo con Perotti con le pit bike nei 4 cerchi, però lo fai come step successivo in una pista dove sempre è lì destra, sinistra, destra, sinistra. È molto bella. Poi saremo a Magione nel centro Italia, saremo a Valle Lunga a ottobre e poi a metà giugno faremo 2 giorni all'autodromo di Binetto a Bari, dove anche lì Ah. siamo stati accolti bene. Guarda, ovunque andiamo siamo accolti bene. Salvo qualche rarissima eccezione che dove di incompatibilità, ma ci può stare, non è un grosso problema. Grazie E ti ringrazio, spero a di te. poter venire a trovarti presto, allora dai, o a Certo, sarò Modena o a qui qualche... ospite. Ti faccio fare qualche giro con la moto. Vedremo, dai. Sai andare in moto? Sì, ho il patentino, il patentino. Vabbè, il patentino devi sai andare, sì, sai andare. Sì, È il tuo motardino che ho visto parcheggiato lì, prima. è mio. Ah, ok, allora sì, è una buona scuola quella. È una buona È un scuola. beta motard. È una buona scuola, però comincia a guidare non con la testa su, incomincia già a guardare il Ma in punto di strada coda. non è così facile. Bravo. Magari se trovi qualche rotonda libera, ok, puoi provarci, ma in strada non Sì. è tanto consigliato. No, è ovvio, bravo, sei immaturo. Io alla tua età non ero così maturo, facevo cose brutte in strada, però
Però ogni tanto, se vedi la strada libera, insomma, esercitati, non occorre andare forte, ma più esercitare, almeno prendi l'impostazione giusta, così quel giorno che provi l'R3, almeno sai guidare già. Va No, il bene? problema è, insomma, curva, perché l'ho rischiata io la pelle. Quest'estate, prima che venissi a vederti al MES, ho fatto un incidente in moto, non per colpa mia. Una macchina saltata lo stop, mi ha centrato, ha preso la parte dietro, ha preso le pedaline del pilota, della persona dietro, e mi ha fatto fare un high side. Sono volato in alto quasi 2 metri e lungo 20 metri. Beh, mi sembra che stai bene, però dai, Sì, fortunatamente. non mi sono rotto niente, per fortuna, perché io facendo palestra avevo su una buona massa muscolare che mi ha protetto le ossa. Ho perso tutto il muscolo e ho tenuto il collare per 15 giorni, però dopo è passato tutto, dai. Infatti Sì. T'ha chiesto almeno è passato tutto e sono riuscito a venire a vederti al MES. mi ricordo, t'ha chiesto scusa a quell'automobilista o voleva avere ragione come al solito, ma niente capita. No, era una signora anziana, mi ha detto subito che era colpa sua. Meno male. Ah, No, no, infatti l'assicurazione mi ha pagato la moto nuova, perché quella moto che mi ha distrutto aveva 2000 km ed era nuova l'avevo presa a marzo, a luglio l'ho distrutta. sì, beh, giusto, se no cosa paghiamo fa l'assicurazione? Niente, dai, anche per Bene, questa grazie. chiacchierata ti ringrazio e speriamo di vederci presto. Sì. E siccome questo video è uscito domenica 12 aprile e oggi, per quelli che lo stanno guardando, è Pasqua o Pasquetta, vogliamo ricordare che giovedì 16 aprile saremo in diretta su YouTube ancora con te per approfondire qualche altro argomento, insieme anche Certo. all'altro creatore di Benza Crew, e ti aspettiamo giovedì allora. Ti Certo, alla grande. Tanto non esco da casa, non preoccuparti. aspettiamo giovedì. Grazie Luca Ciao, ciao a tutti. e Ciao a tutti. a presto. A presto, ciao, ciao. Let me down.